L'unità di intenti c'è, ma serve un'accelerazione per rendere competitivo l'aeroporto La Pila dell'Isola d'Elba. Il futuro dello scalo è stato al centro di un convegno organizzato dalla Rotary Club, a cui hanno preso parte l'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli e delegati di ENAC alla Toscana, Toscana Aeroporti, enti locali e territoriali. Fra i punti nodali, la continuità territoriale. Quando il mare è agitato, il collegamento aereo è l'unico possibile con la terraferma. Dal 2014 al 2017 Regione e Ministero hanno stanziato 2 milioni e mezzo di euro per garantire il servizio, ma la gara per riaffidarlo nel 2018 è andata deserta e la Regione ha quindi chiesto al nuovo governo di portare i fondi a 3 milioni e 300 mila euro per 3 anni. Ho sollecitato proprio anche questa mattina che il Ministero ed ENAC possano dare una risposta positiva nel CDA che ci sarà il 2 ottobre prossimo. Se così sarà, potremo ripartire con la conferenza dei servizi e poi il bando per la continuità territoriale. La Regione Toscana ha già investito 2 milioni e 700 mila euro per l'adeguamento e la messa a norma dell'aeroporto dell'Elba e l'assessore Ceccarelli confida nella collaborazione di tutte le parti per portare avanti il percorso di sviluppo dello scalo. Una stretta collaborazione, così come noi abbiamo sempre garantito, tra i comuni, le parti imprenditoriali e la Regione, può consentire di fare ulteriori importanti passi in avanti per lo sviluppo e la qualificazione dell'aeroporto dell'Elba, fondamentale per il suo sviluppo turistico oltre che per la continuità territoriale.